Allora, siamo a Volandia per l'inaugurazione del padiglione Spazio di nuova ristrutturazione. Abbiamo con noi Luigi Bignami, direttore di Focus Channel, a quale chiediamo appunto una spiegazione di quali saranno le novità di questa nuova sezione Spazio. Beh, le novità sono tante rispetto al passato. Innanzitutto nel passato si parlava di un padiglione dedicato all'esplorazione umana, quindi soltanto astronautica. Adesso invece parliamo soprattutto di esplorazione in generale, quindi esplorazione umana ed esplorazione dello spazio in tutte le sue diverse discipline. Per cui chi verrà a visitare questo nuovo padiglione rimarrà sorpreso sicuramente dai modelli che hanno portato l'uomo nello spazio. Incontrerà per dire il Saturno 5 in scala 1-10, il razzo che portò l'uomo sulla Luna. Incontrerà in scala 1-10 il Soyuz, l'unico razzo che oggi porta uomini nello spazio, e incontrerà però anche tanta storia della ricerca scientifica, quindi i satelliti per osservare lo spazio profondo, l'Hubble Space Telescope e tutte le scoperte che sono state fatte, e anche le scoperte del sistema solare. Per esempio troveremo un modello della cometa Churyumov-Gerasimenko, dove è sceso un robot italiano, possiamo dire all'80% italiano. Insomma, davvero tante novità, anche interattive, che permetteranno a qualunque tipo di persona amante dello spazio di trovare il suo angolo per poter rimanere ancor più entusiasta di prima della ricerca spaziale. Dov'è il curatore qua? Chi ha lavorato lo lasciamo da parte. Vai, andiamo a fare un giro veloce e poi scegliamo. Marco, grazie. E questo qui è il lanciatore che ha portato spesso Paolo nello spazio, eh? È la Soyuz. E lui lo conosce bene. Questa è una versione precedente della sua. La sua è una precedente. Beh, no, l'MS è l'ultima. L'MS è l'ultima, la 02. Sì, ma l'MS 02, io sono lavorato sulla 05. Ecco. E questo lanciatore portava Nespoli alla stazione spaziale. Ancora oggi porta. Sapete che il lanciatore, l'R7, è ancora lo stesso di Yuri Gagarin? Sì, cioè, sì, è lo stesso. Infatti, da qui in giù è ancora lo stesso di Yuri Gagarin. Infatti è stato messo. Quello che cambia è dopo. È stato messo qua dove c'è. Tant'è vero che lanciamo dalla stessa piattaforma di Yuri Gagarin. Sono preso due volte dalla stessa piattaforma. Adriano Bottelli, lui è il progettista di questo piacere, modello, piacere. E anche del Saturno 5. Poi dopo la cosa bella è che questi lanciatori, sia questo che quello che vediamo dopo, è stato fatto anche dagli alunni dell'alternanza scuola e lavoro. 15 ragazzi si sono alternati per 1600 ore e insieme a noi, a Adriano Bottelli e a me, hanno costruito questo e quello che più grande dopo. Generale 111. Perfetto. Qua va bene perché c'è luce e c'è spazio, quindi facciamo le foto al colonnello, prego. Bene con l'idea, certo. È impressionante. Lo shuttle è un cavallo impazzito, lo shuttle è una Ferrari che in un secondo si è a 300 km all'ora e dici... Un secondo? Sì, e dice... Quanti G sono? Ma no, non è che su 3G, sono 3G, ma sono istantanei, tutta parte da 0 a 3G, niente, e poi è sostenuto 3G, 45 secondi dopo si è a rompere il muro del suono, e tu dici 1200 km all'ora...
devi andare a Mach 25, però devi andare 25 volte di più di quello. Picchia, lo shuttle è impressionante, perché motori solidi, mentre si lascia la soia, se sei partito con lo shuttle prima, parte con la soia, partenza! Siamo partiti, siamo sicuri che stiamo andando, perché oscilla, si muove, ma dopo però quando arriva su in fondo, perché deve fare la stessa velocità allo stesso tempo, quindi va piano all'inizio e poi picchia lo shuttle, la soia, lo shuttle si abbassa e rimane quella cosa, ma la soia nei parti finali tira, picchia. Vabbè, leggera, diventa molto leggera e il motore continua a spingere. È più stressante.